Lavorare in ufficio quando fuori la colonnina di mercurio supera i 30 gradi può diventare un bel problema. In certi ambienti, si sa, non importa qual è il grado della tua sudorazione. L'importante è mantenere un certo aplomb. L'etichetta, insomma, prima di tutto. Il rischio di apparire fuori luogo mentre tentiamo disperatamente di difenderci dal caldo è dietro l'angolo. Dunque, cosa fare per non esporsi a brutte figure? Ma soprattutto, cosa assolutamente non fare? Ecco un decalogo di azioni da evitare per rispettare il galateo. Cercare refrigerio accorciando gonne e pantaloni. Sbottonarsi la camicia lasciando intravedere la soffice imbottitura. Tamponare ossessivamente i liquidi in eccesso. Nascondere goffamente la sudorazione. Scusi, la direzione? Allora, guarda, la direzione deve andare prima di là e poi di là. Grazie. Eccedere in make-up e creme. In caso di recente scottatura, facilitare il naturale ricambio della pelle. Testare i propri odori. Arrivare alle mani per la temperatura del condizionatore. No, oh, alzalo, no! Ma si muove di caldo! Ma no, mamma mia, c'è per te! Ma no, ma sei freddo, perché ti lasciare un golfino! E infine, esagerare con la ventilazione. Io abbasserei un tantino, eh?